Tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi sabato 10 novembre 2018. Vogliamo subito iniziare con la lettura della rassegna stampa dei, delle prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo subito con il centro della provincia di Pescara come titolo di apertura Proiettili spediti a strada dei parchi. Nella lettera minaccia ai vertici della società di Toto concessionaria di A24 e A25. Nel taglio alto a Roma sindaco in tribunale per falso, raggi oggi la sentenza, Movimento 5 Stelle se condannata alle urne. Abruzzo verso le regionali, Fratelli d'Italia, Meloni pronta, gli altri leader del centrodestra, sappiamo che c'è ancora in corsa la scelta del del candidato presidente nel taglio di medio, del taglio centrale del del titolo vediamo la foto grandi ospiti per gli 80 anni della sezione dell'AIA, associazione italiana arbitri presenti il questore Gravina alla festa degli arbitri pescaresi nel taglio di spalla di sinistra in primo piano microcredito, fondi regionali per aprire un'impresa poi a riguardo vediamo anche un servizio nelle pagine interne del quotidiano Il Centro. Nell'articolo di spalla di destra, Pescara, il comune Rimpasto, spunta l'ipotesi Berardi come assessore. Sempre su Pescara, via Ricopiano arrivano le telecamere. Vediamo nel taglio basso del giornale. Assenteismo, un indagato eccellente, coinvolto anche il direttore generale della società Pescara e Ambiente della provincia. Nel taglio basso, sempre nel box, il calcio Serie B, domani Palermo Pescara, i presidenti lanciano la sfida, Zamparini, meritate la vetta, Sebastiani, gara da tripla. Francavilla, allarme cinghiali, in 11 mesi abbattuti 18 esemplari. Vogliamo adesso passare al quotidiano Il Centro, sempre però questa volta della provincia di Chiedi e delle zone di Lanciano e Basto. Sempre anche qui titolo di apertura, proiettili spediti a strada dei parchi, nella lettera minaccia ai vertici della società di Toto. Nella foto di apertura, anche qui, eh, Chiedi stand in corso Maruccino, Coco Festival, stasera foglie e facchinetti in concerto. Nell'articolo di spalla di destra, sempre nel comune di Chieti, di primo il sindaco: sono pronto a dimettermi. E a Chieti, sempre il giudice sblocca i fondi per Samuel. Qui dice che il tribunale di Chieti ha autorizzato il tutore del bambino che perse i genitori nella tragedia di Ricopiano a riscuotere le somme raccolte dal comune di Osimo. Nel taglio basso. Vediamo, fuma a scuola, multati due studenti. Sempre a Chiedi, blitz dei carabinieri del Nass all'Istituto Gagliani. Devono pagare 55 euro a testa. A Pollutri, cantina qui, nel fiume Sinello, sigilli e denunce. Nel box in basso, Bastese contro il tabù Pineto. Biancorossi oggi in campo e domani il Chiedi ospita il Sambuceto. Vogliamo leggere adesso la prima pagina del centro della provincia di Teramo, anche qui articolo di, in, di apertura in merito ai proiettili spediti alla strada dei parchi. E nel centro pagina, ci vediamo una foto di apertura: a Sant'Egidio l'imprenditore è un fenomeno della rete di Stefano, spopola sui social con i suoi video e assaggi. Nell'articolo di spalla di destra, a un ottantenne Teramano va a lavorare ma è invalido a processo. Ad Adatri, vediamo, eh, truffati via web con le finte richieste d'aiuto. Nel taglio basso, leggiamo: Trovato morto in casa a 38 anni, Giulianova era in cura al CERT e poche ore prima aveva avuto un'overdose da metadone. Nel box di destra, dopo lo strappo, PD, rischio caos per i candidati alle regionali. Calcio Serie C: nel taglio basso il Teramo aspetta le punte. Da quando c'è Maurizio, ha segnato solo Barbuti su rigore. Anche qui, vediamo adesso il centro, questa volta della provincia dell'Aquila e della zona di Avezzano e Sulmona. Titolo di apertura, come anche gli altri tre eh, quotidiani del centro, proiettili spediti a strada dei parchi. Foto di apertura, sopralluogo a quasi dieci anni dal sisma. Il capo nazionale dei Vigili del Fuoco visita l'Aquila. Negli articoli di spalla, l'Aquila si va a, a Roma, assise comunale alla Tiburtina contro il trasloco. Questo articolo si parla in merito ai capolinea delle de linee eh, degli autobus che vanno dall'Abruzzo a, Ro, dall a Roma. Balzorano, il castello messo in vendita per 6 milioni. Nel taglio basso, psichiatria, aggredito un infermiere. L'Aquila, malmenato da un paziente, poi bloccato dal personale. Casi in aumento. Dramma sul Mona: tolto il figlio minorenne al papà violento. Scalcio Serie D, Avezzano, pari tra rimpianti. Rigore dubbio per il Sant'Arcangelo, pareggio di Deramo. Vogliamo adesso passare alla prima pagina del quotidiano regionale eh, del Messaggero d'Abruzzo. Anche qui titolo di apertura, proiettili per le autostrade, busta con seppallottole nella sede della strada dei parchi, indirizzata al vicepresidente Fabris. Fadili vedere, dice anche a Toto, l'avvertimento collegato forza alla polemica sulla sicurezza nel taglio medio. Bimba muore a 13 mesi, il padre voglio la verità. Francavilla, la piccola Greta era ricoverata al Bambin Gesù. Ambiente, la regione sana l'infrazione dell'Unione Europea. Ecco i soldi via le discariche. Nel taglio nell'articolo di spalla di destra microcredito stanziati 15 milioni dalla regione Abruzzo. Nel taglio basso, l'Aquila ricostruzione, ora è allarme. Vogliamo adesso a spostarci alla prima pagina del quotidiano La città del quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura. Attesa per il verdetto sui vigili. Inchiesta sui permessi facili ai brasiliani. Il giudice deve decidere se sospendere i pubblici ufficiali. Nel taglio alto, roseto, gli amministratori disertano la presentazione dei free Vax. Nel taglio medio del giornale c'è anche una foto: maltempo a rischio produzione olio di provincia, olive spazzate. Nell'articolo di spalla di destra, inchiesta al Mazzini, l'autopsia conferma il decesso per setticemia. Teramo al campo della fiera prevista la cittadella IS. Il comune vorrebbe farne un'area di sosta ma c'è un progetto con parcheggio, asilo e laboratori. A Giulianova, centrodestro al Voto, Cameli tenuta fuori dal patto. Nei box in basso, vediamo Corropoli, Stalker condannato per gli insulti, video proiettati sui muri del paese. Teramo Basket, presentato il direttore sportivo D'Alessio, l'uomo in più per fare la differenza. Vogliamo adesso, terminati le prime pagine dei quotidiani regionali, passare adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera, titolo, vari titoli di apertura, in particolare Di Maio, l'avviso a Raggi. I duelli, il nostro codice è chiaro, prima cittadina via in caso di condanna, IPM chieste 10 mesi e la Lega scende in piazza a Torino contro i SITAV contro la frenata del Movimento 5 Stelle. Nel taglio alto, richiamo dell'Eurogruppo sulla manovra, Matria seguire Bruxelles sarebbe suicida. Vediamo adesso, spostandoci nel taglio eh, del centropagina Michelle Obama l'ex first lady si svela nell'autobiografia Maila e Sasha concepite in vitro vogliamo adesso terminato il, la prima pagina del Corriere della Sera leggere la prima pagina del quotidiano La Repubblica quotidiano nazionale migranti cresce il, fon, il fronte del no elettori 5 stelle ora con Salvini sondaggio 52% degli italiani è per i respingimenti, solo il 40% vuole accogliere i profughi. Nel taglio alto, oggi la sentenza, il pubblico ministero condannate raggio a 10 mesi, Movimento 5 Stelle se colpevole si deve dimettere. Vediamo vedere adesso nel taglio basso, nel box, il caso il Viminale taglia le scorte troppe e inutili, via una su tre. Terminata la Repubblica, prima pagina del quotidiano Il Fatto Quotidiano. Raggi, il PM chiede dieci mesi, ma poi scivola sul movente. Mentì sulla nomina del fratello di Marra per non essere indagata e non doversi dimettere per il codice Movimento 5 Stelle. Ma Pizzarotti e Nogarin, indagati prima di lei, rimasero. Infatti oggi la sentenza, la sindaca accusata di falso di maglio è condannata lasci. Nel centro pagina, vediamo, eh, impunità a Bossi in attesa dell'appello, spera, processo Lega sui 49 milioni si rischia la prescrizione. Fatti dice tra due mesi l'inchiesta per truffa al Parlamento, costata due anni e mezzo al Senator, finirà nel nulla. Articolo di centropagina così la polizia italiana respinge i profughi afghani nei Balcani. Le prove della catena internazionale tra Italia, Slovenia e Serbia. Nell'articolo di spalla di destra, Consip fra procure, eh, Napoli segnala a Roma le telefonate sull'incontro Babbo Renzi Romeo. Vediamo. Sempre a Gaza, per, cui, eh, per non arrabbiarsi, il venerdì a Massa chiede soldi a Israele. Vogliamo adesso passare a un altro quotidiano nazionale libero, questa volta. Articolo di apertura: Rocco Casalino, se questo è un uomo. Al portavoce del Premier danno sui nervi eh, anziani, down e pure i negri, che aspettano a cacciarlo. Nell'articolo di spalla di destra, Paradossi in Veneto: non bastano per furti, per il porto d'armi, ne servono sei. Vediamo adesso, sempre sull'articolo di libero, nel taglio basso: la sinistra dice è capace solo di andare indietro. Bersani tenta il suicidio, vuole lo Ius Soli. Cooperative rosse e cattoliche disperate: senza più profughi non abbiamo lavoro né soldi. Nel taglio basso, quattro zampe meglio di due mani, lei pensa di togliersi la vita e il cane invece la convince a campare. Ecco una buona guida medica, vi insegno come si può evitare il tumore allo stomaco. Questi, dice, ci sono in Italia, l'articolo dice, 13.000 nuovi casi l'anno. Prima pagina del messaggero, questa volta però eh, nazionale. Titolo di apertura, sentenza Raggi, brivido per Roma. La procura applica le attenuanti e chiede dieci mesi per falso. Mentì per non dimettersi la sindaca, il vecchio codice etico mai applicato. Oggi il vertetto di Maglio se colpevole, lasci. Infatti, vediamo qui nel box, tensione in Campidoglio, l'attesa di Virginia, se condannata mi sfoco in un video e vado via in due ore. La riform le riforme collegate, prescrizione, la tregua, lega, movimento 5 Stelle è finita, leader divisi sul nuovo processo penale. Vediamo adesso gli articoli del centro pagina. Sempre riguarda Michelle, si confessa a tutto campo, è il nuovo simbolo Dem. Le piccole Obama concepite in vitro. Infatti, vediamo qui Michelle Obama con le figlie Malia e Sasha a una convention dei democratici. Nel sempre nel taglio medio, nell'articolo di spalla eh, di destra, Tria rivede le stime sulla crescita del PIL per convincere l'Unione Europea. Dice il ministro al presidente dell'Eurogruppo Centeno: Ma la manovra non cambia, sarebbe un suicidio. Codice si cambia, rivoluzione in strada e stop alle botticelle. Aumento del limite dice a 150 km orari sulle autostrade a tre corsie. Divieto di fumare alla guida e stop alle botticelle. Sono alcune novità del nuovo codice della strada. Nel taglio basso. Tiguglio Isolato a Santa Margherina, Margherita Frana sul terreno, Portofino si apre una voragine nella piazzetta del turismo dei VIP. Vogliamo passare adesso alla prima pagina del quotidiano Il Manifesto. Titolo di apertura: il sindaco di Riace sarà oggi in piazza Roma contro il decreto Salvini, Lucano con il popolo degli zero. Intervista. A Laura Boldrini, decreto legge pillone, la riscossa delle donne. Vediamo nel centro pagina, anche qui un altro titolo importante di apertura, rischio capitale. La Procura di Roma chiede di condannare a dieci mesi la sindaca Virginia Raggi, accusata di aver mentito sulla nomina di Renato Marra. La sentenza stesa per oggi, di maggio, il nostro codice parla chiaro. In caso di condanna potrebbe calare il sipario sulla giunta pentestellata. Nel taglio basso, trampe di mezzo, la Casa Bianca attacca il diritto d'asilo. Poi vediamo nei... Nei ritagli del box di destra, sempre a Roma, referendum ad ac quorum a rischio, manovra, Tria prova a trattare Bruxelles, frena. Vogliamo spostarci al quotidiano il mattino di Napoli, anche qui titolo di apertura, raggi e appendino al bivio, 5 stelle il giorno più lungo. Roma... Oggi la sentenza sulle nomine di Maio, se condannata, deve lasciare Torino, prova la spallata dei Sitab al sindaco. Attese in piazza 40.000 persone. Sempre eh, nell'articolo di spalla di sinistra, il summit di Palermo, senza intesa con la Francia, non ci sarà pace in Libia. In retroscena, tria, rivedremo il PIL, ma si rompe l'asse con Banca Italia e Banca Centrale Europea. Nel taglio medio, in merito al Napoli, la vediamo la foto di Ancelotti, Ancelotti in conferenza stampa, Mima e il gesto di Murigno. Ancelotti e Murigno alleati contro gli ATER da stadio. Sempre nel centro pagina. Arturo, mi volevano uccidere, nove anni sono troppo pochi, condannati i tre bulli minorenni che aggredirono il ragazzo a Napoli. Non si sono mai pentiti, non li perdono, ho paura uscire da solo. Poi vediamo sempre in merito al, nel box la proposta del nuovo codice della strada. No alle sigarette, alla guida, stop ai furbi delle multe, vietate le targhe estere se vivi in Italia. Il sole 24 ore, quotidiano economico nazionale italiano. Vediamo titolo anche e foto di apertura. Incassi inferiori ai costi, diritti tv troppo cari, flop del calcio estero. Nell'articolo di Spalla di sinistra, sorpresa dell'Italia, torna in pista Lutf Lutfanza. Trasporto aereo, incontro riservato. Tra i manager tedeschi e il sottosegretario Siri restano possibili dice, alternative come la Patership con un gruppo americano o cinese. Sempre nell'articolo di centropagina, bilancio i tagli alla difesa finanzieranno i centri per l'impiego. Negli articoli di spalla di destra, petrolio eccesso di offerta, il Brent torna sotto i 70 dollari. Agenzia Spaziale Italiana, il rammarico di Mastella per la revoca di Battiston. Vediamo nel taglio medio, basso, tria, tratta con l'Unione Europea e Lima la Manovra. Team, ecco il piano ombra, scorporo, cessioni e nozze. Vogliamo adesso passare al quotidiano nazionale la stampa. Anche qui. Una giornata cruciale nei due luoghi simbolo del successo dei Grillini. Eh, raggi in bilico, un guaio per il movimento 5 Stelle. La sfida delle donne ad Appendino, oggi sentenza a Roma. Se condannata, la sindaca potrebbe lasciare a Torino il raduno per il rilancio della città. Qui a riguardo parla il, minus, il ministro dello sviluppo. Di maglia avverte la Lega, la pedemontana è un'opera a rischio. Nel taglio. Medio, vediamo la foto, le rivelazioni di Michelle e le mie figlie concepite in vitro. Poi negli articoli di spalla, di destra, da Palermo a Roma verso il Summit Ibis sulla sicurezza in Libia. Vogliamo adesso passare al quotidiano Il Tempo. Il quotidiano della provincia di Roma e del Lazio, condannata dai romani. La sentenza raggi, oggi la sindaca rischia l'addio, il PM dieci mesi di carcere, ma seppur assolta, Virginia dovrebbe dimettersi per come ha ridotto la capitale. Poi vediamo nel centro pagina una foto in merito a Casalino che ha avuto anche l'ira degli ebrei sulle sue esternazioni degli anni passati. Un altro problema, oltre ai numeri, nella manovra sono sbagliate pure le parole. Film su Cucchi proiettato a Montecitorio, gogna per i carabinieri, confico alla camera. Nel taglio basso, le intercettazioni sciocche dei testimoni hanno stuprato Desirée quando era già morta. E infatti, dice qui l'articolo, che emergono ulteriori particolari agghiaccianti sulla sorte di Desirée. Privatizzare o no urne aperte per decidere il futuro dell'azienda dei trasporti. Domani si vota il referendum sull'ADAC che è la società dei trasporti pubblici del Comune di Roma. La verità, quotidiano anche qui nazionale, nomine su misura, decreti d'urgenza, stipendi pazzi, disastri spaziali del cocco della sinistra. La cacciata di Battistone dall'agenzia scandalizzata scandalizza le anime belle, ma la gestione del nipote di Prodi è nel mirino dei revisori dell'ASI, della Corte dei Conti e pure della Procura. Troppe cose non tornano. Vediamo nel, nelle due foto del taglio medio, eh, le foto smentiscono la segretaria del capo della, di Confcommercio, baci sulla bocca al nemico di Sangalli. Nel taglio basso vediamo... Torna Prodi e si mette alla testa dei migranti. Non bastava il partito afro della Chiange. Mortadella presiede la Tre giorni di Modena, dove i viaggi sui barconi sono un diritto e che si oppone a un criminale. Le carte prepagate di Soros a chi arriva. Nei box del centro pagina, senza contraddittorio in tv, Renzi può raccontare fiabe su Consip, ma il caso non è chiuso. Vediamo nel taglio basso: Come rovinare una buona idea con litigi politici. L'affido condiviso vacilla sotto il fuoco amico. Nel taglio dei box, in basso, Follie del pensiero unico. Nell'era del gender, l'uomo si cambia il sesso a piacimento perché l'età oppure l'altezza. Il secolo, il secolo d'Italia. Titolo di apertura, nessuna patrimoniale, non siamo la Grecia e le manovre correttive si fanno se accade qualcosa. È perentorio, dice l'articolo, il ministro dell'economia Giovanni Tria nel difendere l'impianto della sua manovra. Vogliamo passare adesso al quotidiano Avvenire. Titolo di apertura, il fatto, i dubbi di Opal. Associazione Nazionale Magistrati e Sindacato di Polizia sulla normativa, la replica del sottosegretario Morrone e possibili controlli sulle licenze. Più armi nelle case, bel paese, far west, tutti i rischi della legittima difesa allargata. Poi, nel centro pagina, una foto di copertina vertice di pace per la Libia: Roma si ritrova senza alleati. Vediamo nel centro pagina. Sempre in merito all'articolo del sindaco di Roma, Raggi Maico Simbilico, Movimento 5 Stelle pronto al distacco. Intervista alla Boldrini, 5 Stelle ridotti ad assistenti di Salvini. Poi vediamo negli articoli di Spalla, si parla di un'indagine perché l'assenza di, di valori può soffrire, fa soffrire i giovani. Vogliamo adesso passare che abbiamo terminato le prime pagine dei quotidiani nazionali, alle prime pagine dei quotidiani nazionali sportivi. Titolo di apertura della Gazzetta dello Sport, verso Milan-Juve, sfida Sacchi-Lippi, palla ai guru. Parola di Arrigo, bravo Gattuso, ha ridato dignità e anima il segreto per vincere. Coraggio, pressing e limitare gli astis a CR7. San Siro spingerà. Invece riguarda Marcello Lippi, più forti Infuriate e Coronaldo, bianconeri favoriti. Allegri legge bene le gare e fa sentire tutti importanti, ma deve temere la voglia del Pipita. Poi nel taglio alto... Eh, su Colabici noi e Cassani il giro tra la gente nei paesi feriti dagli uragani. Vogliamo passare anche taglio basso, c'è il Gran Premio del Brasile, oggi iniziano le prove. Raikkonen orgoglioso dei miei anni alla Ferrari. Vogliamo passare adesso alla prima pagina del Corriere sportivo Corriere dello Sport. Carligno con eleganza e buonsenso, Angelotti giustifica solo in parte Mu, ma sottolinea la volgarità dei nostri stadi. La prima pagina del giornale dice: Il tecnico del Napoli invoca il cambiamento, il problema è culturale. In Italia si va alla partita per insultare la Belzarri. Invece, bisognerebbe vivere lo sport in modo sensibile e responsabile. Vogliamo adesso vedere, e soprattutto leggere, nel taglio alto. Juve battibile anche da noi, lo United ha dimostrato che la corazzata Allegri non è infallibile. Un segnale per la sì, per Bergomi e Ravanelli. Il Milan dice a pezzi, ma Pipita gioca. Vogliamo adesso leggere l'ultimo eh, quotidiano nazionale sportivo, tutto sport: titolo di apertura e foto di apertura 2018 per noi. 6 pallone d'oro in riferimento a Cristiano Ronaldo Nel taglio alto, lettera aperta di oltre 100 club e granata Caragnelli salga su superga dagli eroi Niente nazionale alle 15 contro il Parma Altro no di Mancini, il toro carica Belotti Pertanto negli box eh, di destra Scaroni, Juve, Milan alla Gattuso più forte dei no Vogliamo adesso fermarci per un break pubblicitario per poi passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Prima della pubblicità vogliamo adesso ascoltare le previsioni medio. Bentornati a quella seconda parte della nostra rassegna stampa, adesso vogliamo passare subito alla lettura delle pagine interne del quotidiano Il Centro di Pescara con subito il titolo... Eh, quello che abbiamo anche trovato in copertina, nella prima pagina, busta con sei proiettili a strada dei parchi. La lettera è stata recapitata, dice, nella sede romana della società che gestisce le autostrade abruzzesi. Nel taglio basso, all'Aquila si discute sul futuro della rete 5G, convegno nella sede di ZTE sulla quinta generazione della comunicazione mobile disponibile dal 2020. Vogliamo passare. Adesso, sempre sul in merito alla Regione Abruzzo, ecco i fondi per fare impresa. Il Presidente Vicario Lolli presenta i bandi da 5 milioni di euro che saranno pubblicati martedì. I finanziamenti entro 60 giorni. A riguardo vogliamo vedere un servizio che è stato preparato per noi dalla nostra redazione del TG6. Prego. È stato presentato questa mattina a Pescara il nuovo bando sul microcredito Abruzzo, predisposte due diverse azioni per rispondere ad esigenze differenti. Prima modalità, le persone che vogliono dare vita a una nuova attività e che prendono una certa quota di risorse tra i 5 e i 25.000 euro, lo sommo dei 30.000 euro diciamo, che gli vengono erogate tutte subito, senza garanzia. E poi debbono restituire in... 68 mesi e i primi 8 di preammortamento, cioè incominciando a restituire al nono mese. È un'opportunità molto importante, ci sono 9 milioni di euro al servizio di questa attività e noi ci aspettiamo, come è già successo nella prima tranche, che alcune migliaia di persone ne usufruiranno e così potranno dare vita a una propria attività. Poi c'è un altro tranche. Quella di 6 milioni, questa tranche si rivolge a, quelli, a quelle aziende, che già, a quelle persone che già hanno sofferto della prima fase del microcredito e che a questo punto, quindi, avendo restituito i soldi e quindi presumibilmente avendo dato vita a un'attività che consiste, no? che esiste, vogliono sviluppare questa attività, la vogliono potenziare. In questo caso noi permettiamo che il 75% avvenga così, cioè con, questi, diciamo, con questo prestito agevolato da restituire. C'è un 25% che va a fondo perduto, però per accedere al fondo perduto, cioè avere denaro che non deve restituire, ci vogliono due condizioni. Uno, avere una fideusione, naturalmente, e l'altra, assumere o stabilizzare un lavoratore dipendente. Dunque, I tempi di erogazione sono all'inizio, cioè non, si fa, non devi tu rendicontare e poi avere i soldi. I soldi, quando sei ammesso e l'ammissione, naturalmente deve stare nei requisiti di ammissibilità, sono molto semplici: se avviene tutto per PEC certificata. I bandi usciranno, cioè l'avviso verrà pubblicato martedì prossimo e i bandi ci sarà una fase di animazione in cui Abruzzo Sviluppo, che ringrazio molto per aver gestito bene questa operazione, farà varie assemblee nel territorio in modo che tutti possano conoscere, c'è un numero verde presso Abruzzo Sviluppo Operativo in cui si può diciamo, acquisire le informazioni necessarie e poi queste stesse persone eh, potranno semplicemente con PEC certificata eh, fare la richiesta, ammesse. È erogato il finanziamento. Tutto subito. Vogliamo adesso cambiare argomento, passiamo all'ambiente da parte del sottosegretario Marino Mazzocca dove dice dal master plan 12 milioni per bonificare le ex discariche. Anche qui a riguardo vogliamo vedere un servizio che è stato preparato dalla nostra redazione del TG6. Prego. Esordisce così il sottosegretario d'Abruzzo Mario Mazzocca a commento della conclusione dell'iter amministrativo relativo al finanziamento delle discariche pubbliche dismesse interessate da una procedura di infrazione aperta dall'Unione europea nel lontano 2011 e a siti di discariche pubbliche dismesse da bonificare. Abbiamo finanziato eh, con 12 milioni nel nostro master plan eh, la messa in sicurezza di, do, di 11 ex discariche comunali, fra cui anche delle situazioni come dire, che denotavano una certa preoccupazione come la discarica della Torre di Teramo, ma anche come la discarica di Guardiagrele, come la discarica di Farafiglio Rumpetri di eh, pezzi di territorio che erano assoggettati anche a problematicità legate al dissesto geologico. Abbiamo posto le basi per eh, ulteriormente finanziare ulteriori 13 discariche comunali posti in priorità 3 eh, di entità eh, minore sia dal punto di vista dimensionale che della criticità che denotano e quindi fin da gennaio con la determinazione delle prime economie del master plan conteremo di finanziare anche quelle. Complessivamente nel corso di questi quattro anni per uscire da queste due procedure di infrazione abbiamo investito qualcosa di 48 milioni di euro e in Abruzzo non se l'ha mai visto. Tale azione consentirà all'Abruzzo di chiudere il cerchio e superare così le relative milionarie sanzioni comunitarie. Andiamo adesso passare a passare ad altri argomenti. Treni regionali, trasparenza sui tempi. Esposto di Fede al consumatore Abruzzo al garante della concorrenza. Tempi di percorrenza dice: Non chiari. Cambiamo argomento in merito alle prossime elezioni regionali. Meloni CEA, aspettiamo gli altri leader. Il senatore Marsiglio, in visita al carcere del tribunale di Sulmona, rilancia Fratelli d'Italia l'onere e l'onore di guidare la coalizione. Andiamo ad andare avanti, eh, l'inchiesta sull'argomento della provincia di Pescara. Sui furbetti del cartellino eh, si parla dei dipendenti di provincia e ambienti indagati per assenteismo nell'inchiesta. Infatti, provincia e ambienti, indagato anche il capo del personale Pietro Zallocco, tra i 17 sospettati di truffa avrebbero coperto entrate e uscite senza controllo di una stretta. Collaboratrice. Sentenza eh, civile, condannato Pettinari a diffamato D'Alfonso, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, deve risarcire 50.000 euro, ritenute denigratorie le dichiarazioni rese in relazione all'acquisto di un mobile da parte della ASL. Vogliamo vedere nel taglio basso sempre a Pescara, ha scoperto un deposito di griffe contraffatte, blizz della finanza, a San Donato trovati i macchinari per confezionare vestiti, due denunciati. Allarme sicurezza, via Ricopiano arrivano le telecamere, cominciati i lavori del comune per installare otto impianti, blizz dei carabinieri per contrastare l'occupazione abusiva. Vediamo. Postarci alla, al comune di Pescara, alla giunta comunale, rimpasto in giunta, spunta l'ipotesi Berardi per l'incarico di assessore. Crescono le quotazioni anche della consigliera della lista civica e dice invece in calo eh, Presutti Alessandrini. Come nomina ci può stare a condizione di scelte di campo chiare. Vogliamo adesso vedere altri. Eh, argomenti un museo dell'informatica nell'ex fabbrica di tapparelle sempre a Pescara Jacobone del gruppo mixo svela come trasformerà l'aria appena comprata dalla provincia in via breviglieri ristrutturazione di alto livello con un parco dice vogliamo spostarci adesso sempre eh, pescara Ematologia, sala giochi per i bimbi, inaugurata ieri dall'Agbe grazie al contributo di 9.000 euro dell'Ions Club Abruzzo Molise. Vogliamo anche eh, spostarci adesso alla cronaca di Montesilvano. Raffica di multe, strade super controllate, cittadini divisi, chi è stanco delle sanzioni e chi elogia la stretta del Comune. Fa discutere lo Speed Scout per il rilevamento delle infrazioni. Vogliamo andare avanti, sempre riguardo alla cronaca eh, dell'Alta dell Vestina. Ecco Damiano lo studente premiato da Mattarella. Il 19enne scevola ha ricevuto al Quirinale il titolo di Alfiere del Lavoro. Lui è un'aquilana tra i 25 migliori diplomati di quest'anno, ora studia informatica. Vogliamo adesso a spostarci nell'area metropolitana di Francavilla, Cindiali e allarme in città battuto eh, esemplare al foro. Andiamo andando avanti. Eh, questa volta nella cronaca dell'Alta Vestina, però questa volta della zona di Penne, Valtavo, Popoli, Pescara e Manopello la caserma dei carabinieri dentro il parco Arabbona. Manoppello, l'aggiunta dice del via libera alla collocazione in un edificio di via Tosti. I lavori si concludono a febbraio. Società Vestina Gas, invece, escono Penne e Colle Corvino. Vogliamo andare avanti, questa volta, comune di Chiedi. La crisi fibrillazione in comune. Di primo, sono pronto a dimettermi. Il sindaco Conte i Suoi. Scrive anche una lettera di fine mandato e chiede ai consiglieri di firmarla. Se non ci sono i numeri, dice il sindaco di primo, lascio la giunta. Vogliamo adesso spostarci sempre nel comune di Chieti. fuma a scuola, multati due studenti. Sorpresi dai nasse con le sigarette in mano all'Istituto Gagliani dovranno pagare una sanzione di 500 euro a testa. Eh, sempre a Chieti, un altro articolo di cronaca, Blizza la Villa, la droga sottoterra. Chiedi controlli dei carabinieri con i cinofili, preso un pusher con la marijuana. Teramo, lo tsunami, eh, post voto, travolge le candidature per le regionali. L'onda della sconfitta, crollano le certezze sulla lista dopo lo strappo di Dalonso e dei consiglieri uscenti Mariani e Monticelli. Pepe respinge l'accusa di tradimento e contrattacca, mossa creativa, autosospendersi da se stessi. L'ex deputato Ginoble, solo chi è sciocco non capisce i propri errori, dice in merito a Sant'Egidio. Di Stefano il fenomeno sui social spopola con le recensioni sul cibo. Trovato morto in casa, sospetta eh, overdose a Giulianova, vittima un trettontenne, figlio di commercianti, ieri era andato in ospedale e poi era uscito. Vediamo comune di Adri, frode in rete, l'allarme della polizia, truffati e derubati con la colletta online. Tre casi di phishing in una settimana. I malcapitati pensano di aiutare... Gli amici in difficoltà e versano soldi ai sconosciuti e noi ringraziamo le forze dell'ordine per il contributo che ci danno per mantenere la sicurezza. Pineto sulla strada statale, 16 arrivano le rotatorie provvisorie, l'ANAS è pronta a realizzarle già dalla prossima settimana. Provincia e comune dell'Aquila: tensione in ospedale, casi in aumento, psichiatria: aggredito un infermiere. Nel, invece, nell'articolo basso, consiglio comunale alla stazione di Burtina. Lunedì, la Sise Civica torna in trasferta a Roma per dire no allo spostamento del terminal. Comune di Balsorano, Castello di Balsorano, in vendita un affare che sfiora dice, i 6 milioni di euro. Storia di economia. Vogliamo adesso spostarci alle pagine interne del quotidiano regionale del messaggero, anche qui il nodo rifiuti, soldi per le discariche finito nel mirino dell'Unione Europea, 12 milioni per bonificare i siti colpiti da procedure di infrazione. Vediamo anche qui a riguardo la tua... 55 Assunzioni e 206 nuovi autobus. D'Alfonso Diffamato paga pettinari. Valzer della Giunta, sindaco al tavolo con le liste civiche. Vogliamo adesso spostarci, sempre a Pescara. Muore a 13 mesi il padre, chiede verità. I genitori di. I genitori Massimo e Silvia, Greta, e la nostra, era la nostra gioia. In ospedale non ha mai potuto vedere un raggio di sole. La sua brevità. Vi, la breve vita è stata un calvario da un ospedale all'altro. I funerali oggi alle 15 a Santa Maria Maggiore, a Francavilla. Poi l'articolo, la finanza di sequestro, un deposito di false griff. Alzheimer. Vediamo, fondi USA alla D'Annunzio. L'Associazione Americana di Ricerca sulla Demenza assegna 750 mila dollari al progetto dell'Università di Chieti-Pescara. Montesilvano, Protezione Civile, Idrovora, speciale per i 10 anni dei volontari. Vogliamo spostarci alla provincia dell'Aquila. Via Panella, limiti e luci a led per combattere gli incidenti. Prime misure dice dopo i tanti casi di investimento decise nel vertice convocato dall'assessore Manetti. Al momento cartelli e controlli dei vigili urbani per le telecamere bisognerebbe reperire i fondi. Vediamo l'articolo di spalla demolizioni Via 20 settembre resterà chiusa per dieci giorni. sempre all'Aquila, Consiglio Comunale seduta a Tiburtina. Come ai tempi del terremoto, l'Assise si riunirà fuori città in segno di protesta contro il trasferimento del terminal bus. Il sindaco Biondi alza il tono, se la Raggi non vuole pendolari allora noi non accoglieremo più i rifiuti che arrivano da Roma, dice il sindaco di, eh, dell'Aquila. Vediamo adesso sulla zona di Avezzano l'incontro al Ministero solo rinviato sul caso della Fondri. Il Movimento 5 Stelle critica l'intervento della FIM CISL e mobilita tutto lo Stato Maggiore. La nuova data è stata fissata, dice, per il 15 novembre prossimo in cui andrà il MISE per il decisivo vertice sul futuro. Sempre ad Avezzano usirà in Cassazione condanna a cinque anni e mezzo. Vogliamo passare alla provincia di Chieti. Il, in merito al comune di Chieti, il sindaco di Primo tradito mandato elettorale in merito ai suoi ribelli. Altro argomento, deve assistere la madre disabile, ma se ne va in Cina, licenziata. La segnalazione anonima di un collega sul sito web all'origine del procedimento. La donna ha già fatto ricorso al giudice, atti alla Procura e alla Corte dei Conti. Vogliamo cambiare argomento? Ci spostiamo sulla zona di Lanciano. Cinghiate alle figlie, ci sarà il confronto. Il 42enne a settembre massacrò di botte due assistenti sociali incolpandole del fatto che il tribunale gli aveva tolto le minori. La procura accusa, con schiaffi e pugni, inoltre, pretendeva inoltre che prendessero lezioni di musica per quattro giorni a settimana. Altro argomento, lavori dell'ENI, chiusa per cinque mesi, mezza pista ciclabile, sempre eh, questa volta nel comune di Ortona. Teramo, i problemi della provincia più che gravi di quel che pensassi. Il neo presidente di Bonaventura, situazione estremamente difficile. Ma anche il piano neve e gli impianti di pratititivo potrebbero non partire, dice il nuovo presidente della provincia di Teramo. Vogliamo spostarci adesso sempre la provincia di Teramo, spunta uno scarico abusivo sul fiume. Vibrata, Tordine e Salinello passate al sedaccio da Arta e Guardia Costiera, c'è una fonte altamente inquinante. Chiavaroli, indagine in corso, il comune di Roseto sanziona chi non pulisce terreni e ri, multa di 500 euro. Vogliamo andare avanti, adesso vogliamo leggere le pagine interne del quotidiano La Città della provincia di Teramo. Vogliamo passare adesso alla zona dell'Aquila: ricostruzione, nuovo attacco al governo. Dopo l'ancio, anche gli imprenditori Aniem criticano la mancata nomina dei vertici degli uffici speciali. Cronaca, applico con proiettili e minacce di morte nella sede di, di Strada dei Parchi. Vogliamo adesso spostarci nel taglio basso. Pettinari dice condannato a risarcire D'Alfonso per diffamazione. Cittadinanze ai brasiliani, interrogati tutti i vigili urbani indagati, dice l'articolo il sistema centinaia di brasiliani risultarono avere la residenza negli stessi immobili in attesa di ottenere i documenti attraverso falsi avi italiani. Infatti, la Procura ne ha chiesto la sospensione dal servizio, attesa a giorni la decisione del giudice veneziano. Qui vediamo anche le foto degli inquirenti e degli investigatori che hanno portato avanti le indagini con il Procuratore e anche il Questore in merito a questo argomento. Sempre sulla cronaca. L'inchiesta al Mazzini, l'autopsia conferma la morte per setticemia nel mirino della Procura la sterilizzazione della sala operatoria, Indacati anche due tecnici esterni dell'ASL. Qui si parla del un 65enne di Castelnuovo che è deceduto un mese dopo l'intervento alla gamba per una frattura, è entrato in coma e non si è svegliato più. Vogliamo vedere anche Stalker condannato per gli insulti all'ex video proiettati sui muri. Vogliamo vedere andando avanti, sull'aria è già previsto un progetto dell'IS, il parcheggio pensato dal comune presto sarà sostituito con, da una cittadella della ricerca del Caporale, nella zona del campo della Fiera. I paletti della sovrintendenza fanno paura, il Comune sempre chiede un incontro a Pescara per definire i criteri dell'asteso nuovo regolamento per bar e locali. A riguardo vogliamo vedere anche altri articoli. Sul merito all'Acquedotto, Laruzzo, martedì ancora lavori a terra Alta possibili disagi edibus è finalmente anche in città, l'Istituto Savini, San Giuseppe e San Giorgio, prima a sperimentarlo con successo. Vogliamo passare all'altro argomento. A Teramo non si è mai visto un Natale così, organizzatori belli carichi nel presentare gli allestimenti di Piazza Sant'Agostino e Piazza Sant'Anna. A riguardo vogliamo vedere un servizio che è stato... Svolto dalla nostra redazione del TG6, prego. Il Natale a Teramo partirà l'8 dicembre con i mercatini natalizi che avranno l'ambizione di creare in città un'atmosfera simile ai centri storici del Nord Europa. Eccellenze locali e luoghi inediti per le casette di legno che li esporranno. Questa volta, infatti, saranno privilegiate due piazze diverse dalla classica Piazza Martiri: Piazza Sant'Agostino e Piazza Sant'Anna. Un modo anche per curarne un restyling invocato da anni dai residenti. L'iniziativa rientra nel progetto più ampio Rinascita curato dal comune di Teramo, provincia, Camera di Commercio e commercianti del centro storico. Quasi un mese di mercatino diviso in quattro fasce di date. Eh, si sistemeranno si su delle piazze importanti della nostra città come Piazza Sant'Agostino e Piazza Sant'Anna, che verranno ehm, addobbate eh, con delle luminarie e con un arredo veramente molto, molto particolare, cioè creeremo veramente due villaggi bellissimi. Eh, eh, con poi ecco, delle casette in legno che andranno a completare questo mercatino. La finalità del mercatino è promuovere tutto il territorio provinciale di Teramo con le, con le eccellenze eh, sia enogastronomiche sia eh, artigianali, artistiche eccetera. Abbiamo già avuto la conferma da parte del comune di Castelli che esporrà eh, nel nostro mercatino, eh, per, dire, per dirne una, ci sono tantissime aziende che già hanno aderito. Eh, oggi presentiamo il disciplinare, da domani, quindi da sabato, sarà disponibile la domanda sul sito web del Comune di Teramo e presso gli uffici del Comune di Teramo, eh, quindi diciamo, ci prepariamo un mercatino che è completamente diverso, e innovativo magari per la nostra regione, non, non per, per il Nord Italia dove questo genere di mercatino è già, già, insomma, si fa da tantissimi anni eh, proprio per promuovere anche il territorio. Mercatino di Natale che fa parte di un più grande progetto in cui la Camera di Commercio di Teramo è protagonista? Sì, è un grande progetto, un progetto importante, un Fatto storico che gli enti pubblici insieme all'associazione dei commercianti e degli artigiani si sono messi insieme. Questo progetto speriamo che dia una spinta propulsiva al rilancio delle attività economiche del centro che sono in difficoltà, ma io credo a tutta l'economia di Teramo, Teramo città capoluogo, che ha bisogno di essere riconosciuta per il ruolo che ha anche in ambito provinciale. Vogliamo andare avanti? Con... Cambiando argomento, tradite le promesse del governo ai vigili del fuoco. Stamattina la protesta per l'adeguamento delle retribuzioni del corpo ai contratti delle forze dell'ordine. Adesso, in merito alla sanità, fidereste la cardiologia a un ortopedico. Dopo la diffida per la selezione di un responsabile dei dati, la l'ASL repica all'avvocato Pomante ma conferma il bando a riguardo. Andiamo adesso andare avanti sul merito all'inquinamento. Controlli a tappeto sui fiumi Teramani. Guardia Costiera e Arta passano al setaccio le aste fluviali del Tordino, del Vibrata e del Salinello. Rab laboratorio mobile sul posto, anche un laboratorio mobile della capineria inviato dal Comando Generale di Roma. Questo intervento dice nel sommario è servito anche per favorire lo scambio di informazioni tra la capitaneria e l'agenzia regionale. Vogliamo vedere il comune di Tortoreto, morto. A a dieci giorni dall'investimento si indaga sulla dinamica dell'incidente. Seguita ieri l'autopsia sul corpo del sul 77enne tortoretano Giancarlo Artese. Omicidio stradale, la donna alla guida della Lancia Y è stata indagata dalla Procura di Teramo per omicidio stradale. Verso le comunali Giulianova nasce l'alleanza A4 nel centrodestra, sottoscritto il patto di lealtà tra Forza Italia verso Fratelli d'Italia e azione politica. E vediamo i referenti dei quattro movimenti hanno fatto sapere che è esclusa la candidatura di Nausicaa Cameli. Vogliamo spostarci all'argomento che è importante. Cade nella truffa online della richiesta di aiuto, presenta una denuncia alla polizia dopo aver donato 800 euro ad un presunto amico. L'allarme la questura segnala un aumento di questo tipo di truffa e invita i cittadini a prestare maggiore attenzione. Vogliamo adesso spostarci alle eh, pagine sportive eh, dei quotidiani regionali. Mancini cambia l'Italia, Balottelli e Bellotti a casa, Tonali, Sensi e Grifo la novità per le partite contro il Portogallo e gli Stati Uniti d'America. Assalto Milan con Iguain, l'attaccante recupera ma Gattuso all'infermeria, piena stasera Genova-Napoli E poi la partita importante di questo fine settimana, Juve-Milan Zamparini-Sebastiani, domani sera alle ore 21 c'è Palermo-Pescara Il proprietario dei siciliani voi in vetta con Meridon, il padrone del Delfino, gara da tripla Vogliamo andare avanti spostandoci alla Serie C. Tenamo punte a secco. Maurizio attende il gol del suo Bomber. Nelle quattro gare con il nuovo tecnico solo Barbuti. In rete tra gli attaccanti Cimini, carica: Voglio rabbia e attenzione. Vogliamo. Spostarci alla serie D, anche Avezzano di nuovo pari e rimpianti a Arcangelo i Marzicani vanno sotto per un e dubbio e strappano un punto. Grazie a Deramo. La vediamo. La pagina sportiva del quotidiano Il Messaggero d'Abruzzo. Pilone rilancia il suo Pescara. Mancuso c'entra avanti con Maras e Antonucci esterni. La sorpresa del Sole pronta a subentrare contro il Palermo. Delfino attento: Palermo non molla mai. Avezzano pari e nervi alle stelle, bianconeri contestati, dice dai tifosi. Vogliamo adesso spostarci alle pagine. Eh, che abbiamo terminato con l'ultima pagina del quotidiano Il Messaggero, lo sportiva in merito all'Avezzano. Io vi ringrazio a tutti quanti voi per la vostra attenzione che avete mostrato alla nostra rassegna stampa e vi auguro una buona giornata. Diciamo La nostra rassegna stampa riprenderà lunedì mattina sempre alle ore 8 e oggi abbiamo i nostri TG regionali alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie di nuovo, buona giornata.